Buonasera, come stai? Tutto bene? Oggi mi sono intrattenuto in ufficio e ho deciso di fare questa diretta programmata da qui, dove realmente andremo a parlare di quello che è il tema principale di quello che parliamo spesso e che mi interessa e che ti interessa, ovvero la libertà. Parliamo di libertà e di diritto, libertà di parola e diritto alla censura, perché è una roba che realmente può essere un'opinione di qualcuno piuttosto che un altro. Quindi questa sera andiamo a vedere un po' che cosa sta succedendo, visto che veniamo da una dittatura di qualche anno fa, il mondo ha visto in varie parti la dittatura, oggi sembra che ci sia una sorta di democrazia in Italia e un po' in gran parte del mondo, ma in questa democrazia a volte accadono delle ingiustizie, cosa su cui mi sono dibattuto per anni. Anzi, da una vita, da quando andavo a scuola. Sinceramente stanno accadendo delle cose oggi. Trump ha perso la poltrona, si è insediato Biden, personaggio che può piacere o non piacere, ma una cosa che è certa oggi, che all'insediamento, anzi ancora non si è insediato, però alla perdita delle elezioni da parte di Trump, al di là di tutto il polverone, di quello che è accaduto e che sta succedendo, realmente una cosa che sta accadendo qua in Italia e che è misurabile è quella della censura. E questa non è un'opinione, è una cosa certa. Siamo arrivati a vedere pagine ufficiali di giornali importanti come Libero messe offline, tolte di mezzo, profili, non solo post, ma profili sparire, pagine sparire, e tutto questo sta accadendo da quando Trump ha perso le elezioni e uno può pensare: ma che c'entra Trump in Italia? Quindi perde Trump, che cosa c'entra qui? Lui, tra l'altro. E invece stanno accadendo queste cose. Quindi questa sera, alla ricerca della verità, chiede anche il tuo parere e di tutti quelli che vedranno questa diretta, in diretta o in differita, anche perché hai la possibilità di condividerla adesso, è gratuito. Possiamo farci questa domanda e soprattutto testimoniare. Perché non tutti sanno quello che accade, perché al TG più di tante informazioni non le danno. Tu sai che al TG si parla di Covid, di vaccino, di scuola, e certe cose passano come se non ci fosse nulla, dei ristoratori che stanno in difficoltà, di chi si toglie la vita, di chi non arriva a fine mese, di chi ha delle conseguenze per una cosa piuttosto che un'altra, di chi gli viene fatto sparire il proprio profilo o la pagina su Facebook. Ebbene, è giusto dar voce un po' a tutti, quindi la condivisione della diretta, ma soprattutto il commento da parte tua, farà in modo che noi sappiamo e possiamo amplificare il messaggio, perché come vedi, la potenza dei social oggi viene considerata anche dagli stessi social e forse da qualche potere più forte, perché prima erano ignorati. Fino a prima del Covid, chiunque poteva dire minchiate su questo canale. Chiunque, proprio c'è una pagina addirittura di un cretino che si finge sempre qualcun altro, fa cose incredibili proprio per disorientare e creare ancora più caos nell'informazione di quello che c'è. E glielo permettono di fare. C'è chi è arrivato a 200-300 mila followers, a chi è arrivato addirittura a 1 milione. È follia questa qua. Eppure è così. Allora, questa sera, visto che parliamo in primis, per esempio, di Facebook, dove il padrone Zuckerberg ha fatto anche un'affermazione tempo fa, tu sai che, non so se lo sai, se hai seguito la diatriba comunque tra Trump e i social, lui ha attaccato YouTube, ha attaccato Zuckerberg, e una delle cose con cui si è difeso Zuckerberg quando sono successe un po' di cose è stato che Facebook non può essere l'arbitro della verità di tutto ciò che la gente ha voglia di condividere e dire online. Questo in parte è vero, in parte no, perché poi alla fine, a propria discrezione, Facebook banna, blocca, banna, blocca, banna e blocca. E questo accadeva già su YouTube, dove su YouTube a me, in primis, mi sono spariti molti video, sono stati cancellati molti video. Oggi Facebook addirittura mette, praticamente, quando il post non gli piace, un video non gli piace, ci mette proprio un'etichetta sopra. Video non conforme o quello, oppure fake news, ma chi l'ha detto? Cioè, si potrebbe aprire veramente un grosso dibattito. Ma la domanda che ti faccio, proprio quella più importante questa sera, io credo che tu sarai d'accordo con me che ognuno di noi dovrebbe, metto il condizionale, essere libero di dire la propria parola, no? È scritto nella Costituzione. Allora, la domanda che ti faccio è:
Se è vero che ognuno di noi è libero di dire quello che ognuno vuole, però è anche vero che qualcuno possa o debba censurare le cose che non sono vere o le cose che possono essere tossiche, dannose, pericolose. Perché comunque se io su... Giusto? È una domanda questa. Perché se giustamente una persona su Facebook, cerca di fare associazione a delinquere per andare a fare qualcosa, o discriminazioni razziali o qualsiasi altra cosa, sono d'accordo che ci deve essere un ente che entra, subentra e censura e controlla. Allora io ti dico, chi è veramente che fa questo lavoro in Italia e soprattutto nel mondo sui social? Perché in tutti gli enti che io ho guardato, in cui mi sono avvicinato, ho guardato dentro. E non ti faccio nomi perché non mi va di alzare altre polemiche, ma tanto tu lo sai, se mi segui, li ho fatti più volte i nomi. Il controllato è partecipato dal controllante. Cioè, molto spesso andiamo a vedere cose importanti, dall'economia, alla sanità, alla politica, dalle aziende private, pubbliche e viceversa, dove il controllato, cioè colui che deve essere regolamentato, quindi censurato se deve essere censurato, oppure lasciato indenne se dice le cose giuste, è partecipato dalla persona che controlla. Perché la domanda che ti faccio è, per esempio, nel momento in cui Trump era ancora al potere, perché non è stato bannato? Lui ha attaccato duramente Zuckerberg, ha attaccato duramente YouTube e anche Twitter. Perché non è stato e ha sempre sparato a zero? Veramente, le ha dette, gli hanno dato del pazzo più volte perché comunque ne ha sparate di ogni, contro la Cina, contro il Covid, contro diverse popolazioni, contro la stessa America, ne ha sparate di ogni, anche di chi sta a fianco a lui, ne ha dette di ogni, ok? Perché non è stato mai bannato o censurato come oggi? Cioè, come si può chiudere un account con milioni di persone? E all'epoca perché non è successo? Cioè, nel momento in cui Trump è al potere, nessuno gli dice nulla, nessuno. Perché, scusa, eh? Cioè, ma se uno dice una minchiata, anche se sei il presidente, non la puoi dire, non la dovresti dire. Cioè, io se ho un ente che controlla e faccio un esempio, un video su YouTube di un nostro parlamentare è stato censurato, non solo uno, più di uno. Perché YouTube non gliene frega nulla chi sei. Cioè, se dici quello che secondo lui viola delle normative, allora prende e ti leva il video, ok? Perché allora, mentre Trump era al potere, non è successo nulla? Oggi ha perso le elezioni, l'hanno bannato da tutte le parti, addirittura gli hanno tolto l'account di Twitter. È successo di tutto, sta succedendo di tutto. Prima domanda, dimmi, non so se tu hai la risposta. In più, perché se succede quello di là a lui, adesso sta succedendo anche in Italia? Sta succedendo ad un giornale che ne ha feltri, voglio dire. Di feltri puoi dire tutto quello che ti pare, lo puoi odiare, lo puoi amare. Comunque è stato un grande giornalista, ha fatto un grande lavoro, uno dei vecchi giornalisti. Poi ovviamente se sei uno vicino alla destra ti sta simpatico, se sei uno vicino alla sinistra ti sta sulle palle. Ma questo a me non interessa, a me non sta né simpatico né sulle palle. Dico solo una cosa imparziale che bisogna dargli adito, come do adito a Sgarbi, come do adito a alcune persone che sono folli, cioè che hanno momenti di follia, che dicono quello che pensano. Cioè, realmente Sgarbi come Feltri, nella loro follia, dicono ciò che pensano. E a volte dicono delle verità, a volte dicono delle grandi scemenze, dal mio punto di vista. Quindi né li sposo né li odio. Li osservo, li ascolto e guardo cosa dicono. Allora io ti chiedo, perché Feltri ne ha sparate di ogni, ma di ogni, cioè parolacce, con insulti, contro quello, contro quell'altro, a volte. Cose anche che vanno oltre proprio le normative e oltre la Costituzione. Perché non è stato mai bannato? Perché non è stato mai addirittura bloccato? Non un video, gli hanno bloccato l'account. Perché non è mai successo e adesso è successo? Perché è successa la stessa cosa ad alcune, alcune TV di controinformazione su YouTube? Perché? Chi ce l'ha sta risposta? Ce l'hai tu? Se ce l'hai tu, scrivila perché sono curioso di leggere, voglio sapere che idea ti sei fatto. Io sono stato costretto a creare una newsletter tra le mail, quindi sono stato costretto per dire quello che penso
a farlo attraverso le mail, perché oggi di farlo qui a 360 gradi non mi va più di tanto. E ho deciso per questo di fare un evento il 17 di gennaio, che è domenica, dalle 3 in poi, proprio per vedere il 2021, cosa ci aspetta di questo 2021. Ho deciso di farlo su Zoom. È gratuito, comunque. Vieni su Zoom, dopo ti metterò un link e tu ti potrai registrare, è gratis. Però la domanda è: ma perché io non posso essere libero, visto che qui ci sono tante persone che mi seguono e tante persone che possono condividere proprio per mandare questo messaggio da una parte e dall'altra, perché non posso fare qui questa mia puntata dove, oltre a fare la ricerca della verità, faccio una programmazione o pianificazione del 2021, dando degli elementi per me importanti, ovviamente sono importanti per me, di quello che succederà nel 2021 e quello che è importante fare per superare questo 2021. Perché non voglio essere negativo, ma posso assicurarvi che se il 2020 è stato difficile, il 2021 sarà più difficile, non per tutti. Cioè, se uno si saprà adeguare, se uno si saprà innovare e adattare a questi cambiamenti conoscendoli, allora ci sarà anche del bello, forse tanto bello. Ma se non ti saprai adattare, come hai visto il 2020 che abbiamo adesso alle spalle, non è che sarà difficile, sarà drammatico. Perché, come hai visto, non è finita. Sembrava che a settembre fosse tutto finito. Da maggio, diciamo. Settembre per dire ok, vediamo. Poi ottobre, ok, chiudiamo ottobre. E forse arriviamo alle feste, però sacrificandoci da ottobre alle feste, sarà tutto finito dopo. Quindi, impianti sciistici riapriranno a Befana. No, a Befana no, il 15 di gennaio. No, il 15 di gennaio no, il 15 di febbraio. No, lo stato d'emergenza adesso lo spostiamo ad aprile. Ma non lo vedi? Adesso arriva il vaccino, queste notizie di settembre-ottobre, arriva il vaccino, è tutto risolto. Non è risolto. E tu pensi che a febbraio sarà tutto risolto? Il 15 di febbraio? Sincero, sincera, scrivilo. Credi che sarà tutto risolto a marzo? Purtroppo oggi non siamo più liberi nemmeno di incontrarci su questa piattaforma digitale e di poter condividere e di poter dire quello che pensiamo come abbiamo fatto a marzo, ad aprile, a maggio. Oggi sono costretto a fare questo evento, ovviamente è un evento che non si ripeterà più perché è quello utile per quello che è successo nel 2020, ma soprattutto per trarne il massimo nel 2021, perché si può fare veramente la differenza. Mi stanno scrivendo per il link, lo metto tra poco. Non voglio distrarti, voglio che mi segui con ragionamento. Oggi quello che dobbiamo capire, almeno in questa puntata, è quella di dire: i social hanno delle regole, fatti accertati, e mi sta bene. Ma queste regole da chi vengono viste, da chi vengono decise e soprattutto come vengono applicate? Perché come la legge che viene detto è uguale per tutti, comunque c'è un pubblico ministero, c'è la difesa, a volte c'è la giuria, come in America, c'è il giudice. Allora io voglio sapere qua, visto che anche a me è successo che a volte in alcune pubblicità di alcuni prodotti mi hanno bloccato le pubblicità che erano in regola, con tutte le normative richieste da Facebook, io dico: chi è il giudice? Chi è il giudice? Qual è l'ente che veramente regolamenta le pagine, le parole? Perché io poi vedo tante persone che scrivono delle cose bruttissime, gli odiatori, gli haters, vedo tantissime persone che pubblicano minchiate o che condividono minchiate, cose che non esistono, asini che volano, o cose che veramente la terra piatta o gli extraterrestri sono tra noi, cose che ci puoi anche credere, va bene, però a un certo momento, dato come fatto certo, come se fosse il telegiornale che dice: sai, in mezzo a noi ci sono lì i rettiliani e quell'altro è così, eppure fino a qualche mese fa, diciamo fino all'inizio del 2020, ognuno poteva raccontare la storia più stramba come se fosse un fantasy, capito? Come se il social fosse un fantasy. Ti ho detto, ci sono pagine che scrivono, c'è uno proprio in una pagina che scrive minchiate, lui fa finta di essere chi non è ogni volta che c'è un fatto di cronaca. E la gente ci crede, pure, la gente è disorientata perché comunque è difficile capire chi è un buffone rispetto a chi non è un buffone. Però ti faccio un esempio. Su questo mio canale c'è, o su questo come su Instagram, c'è qualcuno, diciamo un qualcuno, che prende la mia identità, quindi si chiama Leonardo Leone Official, Leonardo Leon senza la E, fa tutti i profili falsi, pagine false,
scrive i commenti tra le persone che scrivono i commenti e poi chiede di cliccare sul link per levargli i soldi. E questa cosa qui ho fatto una serie di esposti, va avanti da marzo, da aprile, dal Covid, diciamo. Oh, non riescono a fermare queste persone che fanno il cacchio del comodo loro truffando le persone, perché quando vai su questi link ti chiedono la carta di credito, insomma, hanno un sistema per tirar fuori i soldi o comunque i dati, prendono i dati in alcuni casi delle persone, e tu vedi che grande potenza dei social, regole, tutto quanto, non riescono a evitare la creazione di profili falsi e di pagine false. Io ti dico, è semplicissimo, perché quando tu ti registri oggi e crei un profilo, non ti chiede nulla, il documento, un riconoscimento facciale, nulla. La gente ci mette la foto del culo, ci mette il cane, ci mette il passaporto, a volte vedi i profili Brad Pitt e non è Brad Pitt, tutti minchiate su minchiate, perché non controlla un cazzo Facebook. Facebook realmente non controlla un cazzo. Allora dico, dov'è la sicurezza dell'informazione, ma soprattutto l'attenzione alla divulgazione di notizie false o soprattutto di notizie minacciose e pericolose tra truffatori e altro? Dov'è? Come fai a bloccare una pagina come Facebook? È una cosa molto importante quella che ti sto dicendo. Ovviamente chi è distratto, la TV, il lavoro, le difficoltà economiche, a queste cose non ci pensa, forse non gliene frega nulla perché ha altri problemi più grandi da risolvere personali. Però se oggi tu hai un pizzico in più di tranquillità, ovvero hai una famiglia, hai un lavoro, o comunque hai del denaro, hai un tetto sopra la testa, forse ti dovrebbe interessare quello che sta accadendo in questi giorni e quello che accadrà nel 2021. Forse lo dovresti sapere. Perché se non lo sai, se non riconosci che c'è un problema, non potrai risolverlo. Se tu cammini con la tua macchina e c'è un po' di nebbia e tu non sai che in quel banco di nebbia, da lì a 20 metri c'è un blocco di macchine ferme e tu stai viaggiando anche a una velocità magari bassa, 80 all'ora, tu prendi auto ferme a 80 all'ora. Secondo te ti farà bene? Farà bene alla tua macchina? No, la distruggerai e rischierai di farti male, perché non sapevi che c'erano delle macchine ferme. Allora oggi stiamo entrando in un banco di nebbia. Le persone non sanno quello che realmente sta accadendo. Non lo sanno, non se ne rendono conto. E ovviamente ci sono cose che sono certe e cose che sono incerte. La cosa certa, che è un dato di fatto, è che oggi, dalla caduta di Trump, stanno accadendo sui social, tra Facebook, Instagram e YouTube, delle cose che violano la libertà di parola che è sancita nella nostra Costituzione. Perché se una persona, ovviamente, si manifesta come minacciosa, come, non lo so, pericolosa, o tante altre cose, quindi che ne so, ruba l'identità di qualcuno, tutto quello che può succedere di negativo, comunque come reato, no? Allora io sono d'accordo, ma tu vedi che i reati li fanno e continuano a farli, li fanno ai miei followers, li fanno anche a altri personaggi famosi, e questo passa tranquillamente da mesi e non viene risolto. Poi però che succede? Che qualcuno si fa domande, fa titoli di giornale un po' diversi, tipo Libero, il titolo del giornale lo fa, le sue copie le può fare, le pubblica su un social, il social blocca l'account. Questa è una roba che per me non è normale, perché quello che sta accadendo oggi, perché può essere un problema per te? Perché vuol dire che nel paese dove abiti, ovvero l'Italia, che sembra il paese più democratico d'Italia, a un certo momento potresti ritrovarti con una libertà in meno. Cioè, apro e chiudo parentesi, cioè ti dicono che il vaccino non sarà mai obbligatorio, ma poi non potrai più volare, non potrai mandare i figli a scuola, non potrai entrare in un bar, non potrai fare questo, non potrai fare quell'altro, se non proprio diventerà obbligatorio, per esempio. Dall'altra parte potresti trovarti in una nazione dove l'impegno verso il lavoro o l'impegno verso l'imprenditoria potrà essere invece reso più difficile da delle scelte molto negative da parte degli enti che dovrebbero invece tutelarti e sostenerti, tra cui alcune scelte tipo quelle di oggi, dove nel momento in cui tu sei un lavoratore, sei un professionista, sei un imprenditore, c'è un'emergenza sanitaria e non voglio stare a disquisire di questo, allora mi chiudi il ristorante a pranzo, mi chiudi il ristorante o il bar alle 18 di sera, mi eviti anche l'asporto,
mi eviti di fare la somministrazione di sera, allora mi devi dare non dei ristori da 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 euro, tu mi devi pagare l'affitto, perché l'affitto, io per esempio ho dei ristoranti che pagano 10.000 euro di affitto, io me ne sbatto le palle di un decreto ristoro che mi porta nelle casse 2, 3, 4, ma anche fossero 10.000 euro, perché le bollette Acea, che di solito sono 2.500, 2.800, 3.000 euro, quando tu non consumi la corrente non sono zero. Sono 1.000, 1.200, 1.400, perché Acea lo paghiamo solo per l'offerta anche senza il consumo. La stessa cosa è dal gas, la stessa cosa è l'acqua, la stessa cosa è il condominio, la stessa cosa, appunto, dicevo, è l'affitto. Questo è il problema. Mi dici apri a pranzo, ma posso io togliere dalla cassa integrazione le persone e metterle a lavorare? Allora, se io dico questo, come è successo su un video di YouTube, cioè se io lamento questo, il video viene preso e viene tolto. Cioè io non posso lamentarmi da ristoratore e dire che ho problemi ad andare avanti? A me magari me ne fotte relativamente, perché io i ristoranti posso anche regalarli. È un plus per me. È una cosa che mi piace la ristorazione, ma io penso a tutti quelli che hanno come prima e unica entrata il ristorante. Quelli che riempiono il frigo della famiglia per mangiare la sera con il ristorante. Quelli e i dipendenti di questi ristoranti, perché tu blocchi i licenziamenti, ma poi che cosa succede? Come fa l'azienda a pagare gli stipendi? Non li può pagare, mette in cassa integrazione, allora chiudi anche a pranzo. Perfetto, l'affitto chi lo paga allora? Quando il ristorante è chiuso. Uno dei miei ristoranti, ho deciso, visto che lavorava quello prettamente di sera, ho deciso di tenerlo chiuso, proprio chiuso. Allora mi dici come fai a pagare l'affitto con il delivery? Il delivery, ma se sei bravo, ovviamente è proporzionato all'incasso che fai, fai il 10% dell'incasso che faresti quando sei aperto. Dove cazzo vai col 10%? Come fai a pagare tutti quelli in cucina? Come fai a pagare l'affitto? Quando Glovo, per esempio, ti prende il 35% su quello che vendi, per esempio. Allora, ragazzi, tutte queste cose qua non possono essere tenute nascoste o censurate. Io non voglio che tutti utilizzino i social per lamentarsi, però uno può mostrare un successo, ma può anche mostrare un insuccesso, uno può accettare una regola, potrebbe uno anche criticarla. Si chiama libero pensiero. Tu fai una legge e dico, per me è una minchiata. Anzi, io credo che dovrebbe essere un bellissimo tavolo di confronto. Cioè, questo dovrebbe essere preso in mano, i social come questi dovrebbero essere presi dalla politica, esaminati da un team per sentire qual è il vero sentiment delle persone. Perché la politica e i politici dovrebbero fare gli interessi degli italiani e dei propri cittadini. Non vanno censurati. I cittadini vanno ascoltati. Che cosa hanno da dire? Che cosa hanno da dire i cittadini? Perché il voto è un modo di comunicare. Preferisco te rispetto all'altro. Ma tu, politico, vuoi sentire che cosa hanno da dire le persone? Ma anche opportunisticamente, perché così saprai venderti meglio a quella classe che ti vota. Invece così, che cosa facciamo? Andiamo a chiuderci? Andiamo a chiudere? A me sembra che ci sia purtroppo un interesse nel bannare, un interesse nel chiudere. Questo che mi fa girare le palle, per cui ho deciso questa sera di fare una diretta. Questo non mi piace. Cioè, se tu applichi da super partes un metodo di giudizio che è per l'utilità delle persone, allora sono con te. Questo è il mio punto di vista. Allora lì ci può essere un diritto di censura. Ma se il diritto di censura prevarica la libertà di pensiero e di parola, allora secondo il mio punto di vista non è così. Ma voglio sapere anche il tuo punto di vista. Come hai visto, ho cambiato tantissimo la comunicazione in questi ultimi tempi. Perché? Perché mi sto adeguando a quello che sta accadendo su questa pagina e su queste pagine, tra cui YouTube, tra cui Instagram. Perché oggi purtroppo non siamo noi liberi di fare quello che vogliamo, come nel mercato. Io non sono libero di aprire il mio ristorante. Ok, c'è un'emergenza sanitaria, ma perché a pranzo sì e a cena no? Allora chiudimi, mettimi in lockdown, perché così poi mi devi mantenere. Non ci hanno mantenuto a marzo, quindi realmente tutti gli imprenditori, non solo i ristoratori. Adesso io mi sono messo il cappello da ristoratore, ma ho altre aziende. E posso dirti che la difficoltà è generale, al di là di chi vende mascherine o di chi vende farmaci, la difficoltà è generale. Anche quelli che oggi si sentono estremamente sicuri perché sono in cassa integrazioni, che siano pubblici, quindi da enti pubblici o privati, è la stessa cosa. Perché il privato probabilmente oggi rischia di più e forse non riuscirà a
tante aziende, ad andare avanti, tante aziende nel 2021 chiuderanno, si prospettano 370.000, altre, perché già ne hanno chiuse altrettanto nel 2020, si prospetta una borgia di chiusure e di licenziamenti. Ma poi, secondo te, lo Stato, quando vedrà ancora di più il gettito delle tasse diminuire, si troverà bene? No. E quindi dovrà fare dei tagli anche lo Stato. Lo sai quanto ha tagliato nella sanità? Lo sai, no? 40 miliardi in questi 10 anni. Sono le 200 strutture in meno. È il motivo per cui in questi 10 anni, prima del Covid, già era una borgia dentro gli ospedali. Andarti a fare, a vedere un ginocchio al pronto soccorso significava stare almeno 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20 ore al pronto soccorso. Oppure dovevi fare un'analisi, anzi devi fare un'analisi, la devi fare intramenia, perché sennò devi aspettare qualche mese per fare un'ecografia, ti casca una spalla, poi dopo puoi fare l'ecografia. Ma questo non è successo col Covid, questo era da prima. Allora oggi che lo Stato sta ancora più in difficoltà, sta facendo in modo che saltino veramente tante aziende e che non possano lavorare, e deve pure sostenere, in parte sostiene anche se poco, ma poi sti soldi da dove arrivano? Dal recovery fund? Ah, ok, e poi che gli ridà l'Europa i soldi? Perché purtroppo, come sai, in questo sistema, nell'Unione Europea, noi non siamo più a capo della nostra Banca d'Italia per poterci dare, non siamo più sovrani. E quindi oggi, giocando al Monopoli, noi siamo dei giocatori e la banca ce l'ha qualcun altro. Quindi ogni soldo che prendiamo costa e costa interesse. Quindi oggi mi devi dire, già prima non ce la facevamo, come ce la faremo? E quello che sto dicendo adesso, già a rischio, cioè già questa diretta potrebbe essere rimossa. Motivo per cui chiedo di condividerla, perché almeno chi intanto la può vedere, la vede. Questo è il problema. Quanto ci possiamo spingere in avanti con l'informazione oggi? Io ti dico molto poco su questo canale, motivo per cui ho creato una newsletter privata dove c'è una lista di persone che selezioniamo, a cui mandiamo le mail. Non si può più, perché lì posso dire tutto quello che voglio, non ci sono solo io. C'è il professor Tarro, c'è Meluzzi, ci sono tanti, ci sono 8-9 persone, esponenti come me, che vogliono raccontare la verità, ricercare la verità. E il motivo pure, che ti ho detto, del 17 di gennaio, del fare un evento non qui, io volevo farlo qui, che qui sarei riuscito a mettere insieme più persone, non lo posso fare qui. Siamo comunque già 2.000, 3.000, lo faremo però da un'altra parte, lo faremo su Zoom. Lo faremo su Zoom, siamo costretti a farlo su Zoom, tra l'altro chiedo ai ragazzi di aiutarmi a pubblicare il link per registrarti, è gratuito. Che cosa faremo in questo 17 gennaio? Molto semplice, dalle 3, quindi dalle 15, alle 18 staremo insieme, dove farò anche delle domande, quindi qualcuno avrà anche la possibilità di relazionarsi con me, e quello che faremo sostanzialmente è, io ti do delle info, ovvero mi sono fatto un piano per il 2021, un piano che è utile anche per te, perché ho letto, come hai visto nel 2020, avevo già letto delle cose nel 2019, chi è venuto al mio evento, per esempio, di Io creo il mio destino 3 del 2019, che c'è stato i primi di dicembre, io gli avevo già detto che il 2020 sarebbe stato un anno molto particolare, un anno che avrebbe amplificato esponenzialmente quello che uno stava facendo, perché noi siamo in un acceleratore atomico. Che cosa è successo? Sta succedendo questo, ti anticipo questo, poi ne parleremo meglio il 17 alle 15, dove potrò dire meglio quello che ho visto e quello che secondo me accadrà e che soprattutto possiamo fare. Succederà questo, intanto ti spiego. Siamo in un acceleratore atomico, cioè le aziende che si stavano barcamenando e che probabilmente avrebbero chiuso tra 1, 2, 3, 4, forse 10 anni, stanno saltando adesso, salteranno da qui a 6 mesi. Quelle che invece erano su un trampolino e avrebbero magari prosperato tra 1, 2, 3, 10 anni, invece stanno per decollare. E questo 2021 potrà essere un trampolino. Anche quelle persone che stavano per pensare, dice ok, mi metto a fare network marketing, no, mi metto a fare, apro un'azienda. Il 2021 sarà un anno d'oro per quei pochi, perché saranno pochi che faranno le cose giuste. Ma sarà un anno d'oro, perché ci sarà un riverbero che tu ancora non hai visto nel mercato, portato dal marzo del 2020, ma in generale dalla crisi globale, che non tutti saranno in grado di sostenere economicamente e che non tutti saranno in grado di sostenere a livello psicologico. E quindi troverai ristoranti a zero, potrai prendere dei ristoranti prendendo le chiavi,
ristoranti che per farli avresti dovuto spendere 300-400 mila euro. Troverai degli affari con degli alberghi che neanche ti immagini. Troverai degli affari con delle palestre che nemmeno ti immagini. Troverai degli affari nei centri estetici che nemmeno ti immagini, con i parrucchieri, con i centri di fisioterapia e tante altre che ti dirò quando ci incontreremo. Perché questo? Perché questa difficoltà, questa pressione sta schiacciando come un setaccio, cioè un filtro sotto, sta schiacciando fortemente il mercato, lo sta selezionando. E questo porterà a far vivere, ma soprattutto vincere i più forti. Ma i più forti non sono quelli che oggi hanno 100.000 euro sul conto, 1 milione sul conto. Questo ci viene da pensare. Non è così. Molti di quelli grossi stanno fallendo. Dalla Hers, da Domino's Pizza, guarda H&M o alcuni pezzi di aziende di Ortega o Big che tu non avresti mai detto, oggi stanno quasi col culo per terra. Ci sono delle catene americane importanti del sushi che stanno facendo veramente botti che neanche ti immagini. Perché? Perché quelli più forti non sono quelli più grandi. Quelli che vinceranno non sono quelli che oggi hanno già le spalle super coperte. Ovvio che uno, se ha 1 milione d'euro da parte, ha comunque una possibilità in più. Ma se quella possibilità in più se la gioca male perché non è preparato e non sa che cosa deve fare nel 2021, quindi perde l'orientamento, come si dice, al mercato, al vero mercato che c'è adesso, perché è cambiato come il vento. È come pretendere con una vela di prendere il vento alla parte opposta dopo che ha girato. Il boma deve girare, se no il vento non lo prendi. Il mercato è la stessa cosa. Chi rimane fermo parla di crisi poi, perché la malattia che realmente è chiamata crisi è l'immobilità. E allora oggi non solo c'è movimento come c'è sempre stato e ci deve essere evoluzione, oggi stiamo accelerando in maniera fotonica. Si parla di 5-10 anni di salto in avanti, ma lo vedi anche nella tua vita. C'è gente che non ha mai comprato roba online in Italia, oggi è costretto a mettere la cazzo di carta di credito, a richiedere la carta di credito, una carta di debito. Ristoranti che non avrebbero mai immaginato di fare il delivery, oggi sono costretti a fare il delivery. Aziende o rapporti di lavoro fatti sempre dal vivo, con le difficoltà, le opportunità del caso, oggi stanno sviluppando un'altra area, che è quella del remote working, che non si chiama smart working, quella è un'altra roba, perché noi italiani siamo un po' rincoglioniti. Il remote, quindi lavorare da remoto, in tutto il mondo già si fa da tempo. Noi non lo facevamo, noi siamo indietro all'America di 30 anni su alcune cose e di 10 su altre. Quindi oggi questa crisi enorme chiamata appunto Covid-19 con tutte le difficoltà, la sofferenza delle persone e il dramma economico che sta creando sta aprendo grosse opportunità. Ma te ne parlo il 17 gennaio dalle 15 alle 18, trovi il link qui sotto, è gratis. È gratis. E quindi condividendo questa diretta, perché ti chiedo di condividere questa diretta? Perché non sto facendo pubblicità per sta roba qui. Chi ci vuole essere ci sta, figuriamoci, la faccio gratis, figuriamoci se ci metto i soldi. Però devi aiutarmi a far sì che altre persone possano venire, perché è gratis. Siamo su Zoom in un'area più o meno protetta, dove comunque la stanza è la nostra, dove puoi scrivere nella chat delle domande, dove puoi partecipare, dove puoi vedere un po' più da vicino quello che faccio nella vita, perché molte persone mi dicono: "Ah, Leonardo, la ricerca vita, figo, tu sei un imprenditore, cosa fai? Come fa?" Lì racconto, mi racconto. Se vuoi sapere di più, ma quello interessa poco, ovviamente quello per conoscerci meglio, ma quello che conta è ti dirò quello che sta veramente succedendo adesso, perché purtroppo i giornali non ne parlano, ma soprattutto quello che succederà nel 2021, perché sarà l'anno veramente fatale per molti, ma sarà l'anno della vincita per altri. E quella vincita non arriverà come ci hanno insegnato con quel cazzo di gratta e vinci. Non abbiamo bisogno di grattare, non abbiamo bisogno di giocare per vincere qualcosa, per raggiungere un livello. Ce l'abbiamo nelle nostre mani, siamo noi che creiamo il nostro destino. Non mi stancherò mai di ripetertelo. L'ho visto accadere nella mia vita e lo vedo accadere tutti i giorni e lo vedo accadere nelle persone che sono vicine a me. E quindi domenica siamo arrivati, stiamo parlando di 2 giorni, staremo insieme 3 ore senza rotture di coglioni, senza pubblicità, senza censura, dove io mi metterò a tua completa disposizione, perché ho capito che la politica non serve a nulla oggi se le persone non evolvono con il proprio pensiero.
C'è gente che dice: oh, Leonardo, perché allora cambiamo il premio, mettiamo quell'altro, cambi. Ma se le persone non evolvono, se le persone non si elevano, non iniziano ad aprire gli occhi, non iniziano a conoscere, non è un problema della politica. Le scelte di merda le fanno anche le persone, al di là degli errori fatti. Senza dubbio nella politica ci stanno facendo un culo tanto, ma non oggi, da anni che ci stanno togliendo del valore, questo lo sappiamo. Ma sta a noi, perché siamo noi che diamo il potere agli altri, perché sotto questa politica discutibile c'è gente che muore di fame e c'è gente che fa soldi, c'è gente che è in difficoltà e c'è gente che cresce, c'è gente che sta da sola e c'è gente che vive l'amore da fava, c'è gente che non riesce a mettere in piedi una famiglia e c'è chi ha creato una famiglia come si deve. Quindi è vero che la situazione è difficile, ma se fosse impossibile nessuno riuscirebbe a crescere. E allora domenica dalle 15 alle 18 ti spiegherò come si potrà realmente anche nella tua vita, pure se ci hai provato 1.000 volte, se ti hai disperato, hai fatto il corso, hai visto quell'altro, non me ne fotte nulla. Io col passato ci faccio il sugo, col passato ci faccio il minestrone. E l'ho sempre fatto. Non mi interessa il passato, mi interessa dove sto andando. Non mi interessa tu quello che hai fatto, quello che hai sbagliato, i soldi che hai perso, quanto hai sofferto, anzi, quello ti può servire, può essere un bagaglio utile, può essere lo spunto per avere energia per decollare una volta per tutte. Ma se non ci aiutiamo, chi cazzo ci aiuta? Qualcuno diceva tempo fa: aiutati che Dio ti aiuta. Quindi oggi ci dobbiamo tirare sulle maniche, iniziare a capire che cosa dobbiamo fare domenica e poi vedremo come affrontare questo 2021. Ok? Conto su di te, non ti chiedo mai più di tanto di condividere la diretta oltremodo. Adesso te lo chiedo perché credo che ognuno di noi possa e debba contribuire. Contribuire non significa dare panini alle persone, andare in Africa, significa poter esserci per gli altri, condividendo una cosa che per te è utile, oltre ai cani che si rincorrono e che giocano, puoi dare l'opportunità a qualcuno di conoscermi o di conoscere queste informazioni o magari di esserci ancora più bello domenica 17 gennaio dalle 15 alle 18, perché il lavoro come lo intendevamo noi già stava cambiando, oggi sarà totalmente diverso. Le aziende, già prima era difficile e l'80% delle aziende non superava il quinto anno di età, oggi non te lo sto a dire, ma ricordati che una medaglia ha sempre due facce. Questa è la faccia negativa. Il sole va via, arriva la notte, con la luna va via, torna il sole. È sempre un ciclo, quindi dall'altra parte, visto che viviamo in un mondo dicotomico, si stanno aprendo delle opportunità che nemmeno ti immagini. Anch'io sto perdendo soldi, anch'io sono incazzato per la situazione, ma sono sicuro che tutto quello che stiamo passando, tutto quello che sta facendo male, ci sta facendo male, ci potrà servire se avremo voglia di stare insieme, ma soprattutto di imparare la lezione. Quindi ti aspetto domenica 17, quindi questa domenica dalle 15 alle 18. Ti premetto che le persone che ci saranno, credimi, avranno tanto valore perché metterò dentro dei contenuti che io di solito faccio pagare. Sì, faremo delle cose che di solito faccio ai miei corsi live e faccio pagare. Quindi condividi questa diretta e prenotati subito perché siamo già tanti e credo proprio che la stanza ha più di tanti, credo che ci siano già 2.000-3.000 registrazioni, 2.000 forse. Quindi registrati per essere sicuro di esserci, tanto è gratis e condividi questa diretta per far venire qualche persona per te importante. Ti voglio bene. Ciao.